Chi l'ha detto che essere un bravo medico di famiglia sia semplice? Soprattutto oggi, dove viviamo in un sottile equilibrio tra il tutelare la salute dei nostri assistiti e garantire loro assistenza e soprattutto cercare di tutelare la sicurezza sanitaria, non solo personale del medico, ma della nostra famiglia, dei nostri cari e dei nostri pazienti. È per questo quindi che è necessario organizzare l'attività nella fase 2 in maniera strategica. Cinque sono i punti fondamentali, elementi organizzativi di base per garantire la sicurezza. Stratificazione della popolazione assistita, tipicamente possibile all'interno dell'ambulatorio del medico di famiglia, ma anche strategie di appuntamento per teleconsulto, accesso ambulatoriale programmato e organizzazione corretta di una visita domiciliare per pazienti non Covid. In particolare, andiamo ad analizzare l'organizzazione dell'attività. Non possiamo più prescindere ormai dal non effettuare un triage telefonico. Associato però a una stratificazione della popolazione nostra assistita in maniera corretta, ad esempio pazienti ad elevato rischio scompenso e pazienti distinti dai pazienti cronici da poter monitorare anche utilizzando tecniche in remoto, casomai, a questo punto, davanti alle necessità del paziente, sapremo ben indirizzarlo verso percorsi specifici. E quindi, una volta identificato i casi sospetti Covid, potremo indirizzarli verso il percorso Covid, che troverete sempre nei moduli della FAD. Allo stesso modo, invece, qualora egli sia un paziente con sintomi di allarme, sarà indirizzato al percorso emergenza-urgenza e per tutti gli altri, bene, individuare ad esempio del tempo dedicato al teleconsulto per i pazienti che hanno raggiunto una stabilità cronica oppure anche un'autonomia gestionale. Stabilire accessi ambulatoriali programmati o anche saper utilizzare tecniche e misure di sicurezza adeguate per le visite domiciliari programmate. Tutto questo lo troverete nella FAD e nel documento della SIMG, Organizzazione dell'attività fase 2. Grazie.